di casa avevano i serbatoi pieni di benzina, quindi una buona strategia. Stavano anche recuperando sulla Williams all'entrata del Mirabeau. Coulthard è riuscito a vedere la Minardi che è finita in testa coda, ma Schumacher, che è arrivato dopo, non ce l'ha fatta e quindi lo ha tamponato danneggiandogli irrimediabilmente la sospensione posteriore. Abbiamo visto qui intanto in testa coda appunto di testa coda e di incidente di Friesacher alla frenata dell'uscita del tunnel. Ha perso la vettura proprio scollinando, una frenata difficilissima, gli si è innescato un effetto pendolo, come vediamo la vettura prima va a scivolare verso destra, poi invece rimbalza diciamo in un testa coda verso sinistra. Ricordiamo che purtroppo in quel punto Karl Wendlinger chiuse la sua carriera e rimase in coma diversi giorni, perché proseguì in quella scivolata che avete visto di Friesacher e finì contro le barriere di protezione che all'epoca erano piene d'acqua, un sistema nuovo che purtroppo, cioè, che poi è stato subito eliminato, perché in pratica rimbalzò questa struttura sulla testa proprio di Wendlinger, che rimase per diversi giorni in coma. Poi la sua carriera finì, è andata bene quindi a Friesacher, che la vettura non ha preso velocità in quel tratto, quindi Friesacher si ritira per incidente nel corso del 31° giro, con Raikkonen che ora ha 9 secondi di vantaggio su Trulli.